della nostra terra. C'era questa specie di enfasi anche molto politica sulla costruzione dell'autostrada del sud, cioè che sarebbe stato il completamento dell'autostrada del sole e quindi della nuova unificazione dell'Italia, che era stata nel periodo liberale, l'unificazione italiana era stata connessa dal sistema ferroviario e adesso sarebbe stata connessa dal sistema stradale, che rappresentava appunto il nuovo ciclo tecnologico dei trasporti. Il 21 gennaio 1962, alla presenza del Presidente del Consiglio, Amintore Fanfani, partono i lavori del primo tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. L'ideazione del percorso dell'autostrada viene affidata a un ingegnere che è professore ordinario all'Università di Bari, Salvatore Ruiz, il quale indica all'ANAS, quindi al Ministero dei Lavori Pubblici, tre possibili percorsi. Uno è quello tirrenico, l'altro è un percorso interno che passa per Cosenza e connette tre regioni, cioè Campania, Basilicata e Calabria, e l'altro è il percorso ionico, che tuttavia è quello oggettivamente più lungo. Fu scelto il percorso interno anziché il percorso tirrenico. Importante fu il tracciato nell'interno, per servire proprio le zone interne e quindi togliere dall'isolamento la Calabria, che tradizionalmente, dopo l'Unità d'Italia, era stata una delle regioni in assoluto più isolata. La scelta di costruire la Salerno-Reggio Calabria con un tracciato interno, in gran parte interno, quindi montuoso, rese questa impresa dal punto di vista tecnico e ingegneristico particolarmente complessa. Per questo fu necessario individuare un ingegnere che avesse il coraggio di affrontare una sfida con la natura come era quella che vedeva impegnato l'ANAS in quel momento per la costruzione di un'autostrada così complicata. La natura delle regioni attraversate richiede un duro lavoro ai tecnici e ai 20.000 operai. L'attraversamento del Pollino è uno dei tratti più impegnativi dell'intera autostrada. Questa sfida fu affidata a un giovane ingegnere pugliese, Giuseppe Scaramuzzi, il quale ebbe il coraggio di accettare l'incarico. Tra il 64 e il 69 Scaramuzzi viene inviato dall'ANAS a capo dell'ufficio speciale per la costruzione della Salerno-Reggio Calabria. E io mi sono trovato quasi senza volerlo, perché sono diventato capo compartimento un po' di anni fa, nel 1964, un po' giovane, 37 anni, veramente un incarico molto gravoso per uno così giovane. Io dal primo momento sono stato con lui, perché istituì un ufficio tecnico, un ufficio esproprio, oltre alla ragioneria e la servizio amministrativo, la segreteria, eccetera. L'ingegner Scaramuzzi ero umile, piuttosto timido. Carico che era complicato anche dal punto di vista logistico, perché per poter arrivare, giungere sui posti dove si doveva costruire l'autostrada non c'erano né strade né ferrovie. L'elicottero ci lasciava nelle boscaglie e poi la sera noi facendo dei segnali con le bandiere il pilota ci scendeva, salivamo la scala e tornavamo sopra. Andavamo con l'antinipero. Sono stati gli anni, dal punto di vista tecnico, certamente i più importanti della mia vita, assolutamente formativi. Qualche cosa certamente ho dato, ma tanto ho appreso con quelle opere, con quei progettisti. Insomma, è stato un arricchimento professionale veramente importante per la mia vita. Dice, io sono il responsabile. Noi eravamo tranquilli,
si entrava nella sua stanza, si usciva con la soluzione. Noi eravamo giovani, di 24 anni. Diciamo veramente che aveva creato una famiglia. Il primo tratto dell'autostrada senza pedaggio in costruzione fra Salerno e Reggio Calabria è stato aperto al traffico a mezzanotte. Si ritiene che tutti i lotti appaltati possano essere portati a termine nel limite del tempo contrattuale. La Salerno-Reggio Calabria è un vero capolavoro dell'ingegneria e, a differenza di quanto sostenuto in genere, fu realizzata in tempi estremamente rapidi, cioè fra il 64 e il 74, soprattutto in relazione alle difficoltà immense del territorio su cui andò ad incidere. Un territorio difficile, eppure costellato di 500 tra ponti e viadotti. Su tutti, il capolavoro dell'ingegneria italiana. Il viadotto Italia. Realizzato con il contributo del celebre ingegnere Riccardo Morandi. Completato nel 1969, è lungo più di un chilometro ed è realizzato in cemento armato e acciaio. Quando ho fatto la casa, è il più alto la mia, la mia, la mia, uno dei più alti al mondo. Sì. Ma anche un capolavoro dell'ingegneria ha bisogno di interventi di manutenzione attraverso la demolizione e la ricostruzione di alcune campate. L'autostrada del Mediterraneo, ex Salerno-Reggio Calabria, per tutti è effettivamente un'opera simbolo, perché per 50 anni è stata realizzata come un'incompiuta, non è mai stata completata, nonostante i lavori si siano succeduti a più ondate dagli anni 60, inizio anni 60 fino ad oggi. Nel 2016 siamo riusciti a porre fine a questa tela di Penelope che non si completava mai. In questo modo abbiamo dato anche una diversa divisione di come può essere rilanciata l'economia al sud, non un'economia di cantiere, veramente porta lavoro, ma di un'opera che invece si completa e si rende disponibile e crea un'economia di valorizzazione del territorio. C'è un territorio da scoprire enorme, bellissimo, su cui noi abbiamo costruito una storia. La strada è anche un viaggio all'interno del nostro paese, raccontando la storia di questo territorio con 10 percorsi turistici che possono essere raccolti, dalla via del caffè alla via della fede, dei castelli, dell'archeologia. Si può scoprire un territorio, il sud, estremamente diciamo da valorizzare. Questa strada, l'autostrada del Mediterraneo, è spesso da cantiere eterno incompiuto a fonte di sviluppo e di accessibilità a questo territorio bellissimo. La manutenzione più che altro è una priorità che è stata disattesa per tanti anni, quindi si è accumulato un ritardo di manutenzione, perché la manutenzione non è sexy, la manutenzione non consente di tagliare nastri, non consente di raccontare agli altri che cosa si è ottenuto, che cosa si è finanziato. Al momento che l'asfalto si degrada bisogna intervenire con l'obiettivo di misurare la qualità delle strade e monitorare continuamente lo stato di qualità della pavimentazione. Se cura e manutenzione della pavimentazione stradale sono un compito fondamentale, nuove tecnologie di monitoraggio,